Adesso non lo so, ho sentito un po' tirare la coscia, una torsione. Siccome sono abbastanza abituato a questo tipo di infortuni, credo che comunque forse mi sono anche un po' stiracchiato. Però adesso vediamo, lunedì saprò di che cos'è. Queste partite sono le più difficili, avevamo detto, perché loro comunque erano in crescita, si è visto. È chiaro che noi arrivavamo da 5 vittorie, perciò volevamo continuare il nostro percorso, perciò era difficile, sembrava, i pronostici erano tutti dalla nostra parte, ma è proprio questo il problema. Saper gestire queste situazioni non è facile, però si è stati una squadra vera. Il secondo tempo siamo entrati da Lugano. Questo è cambiato appunto dal primo secondo, perché Ci siamo c'era dati una diciamo la sveglia squadra. perché il primo tempo proprio abbiamo giocato con sufficienza, c'era poco movimento, proprio difficile cercare di creare qualcosa di importante. Secondo tempo invece abbiamo dato una scossa, tutti quanti ci siamo messi a correre, a fare quello che sappiamo fare meglio. Verso la fine del primo tempo mi è iniziato magari a svegliarci un attimo, poi dopo chiaramente negli spogliatoi ci siamo guardati tutti negli occhi e ho detto ragazzi, cioè, così non andiamo da nessuna parte, se vogliamo essere protagonisti quest'anno dobbiamo giocare come sappiamo, siamo capaci, insomma è vero che incontriamo l'ultima in classifica ma non per questo dobbiamo calare la tensione, anzi i 3 punti valgono sia contro il Servette che contro il Bien, perciò. E poi soprattutto questa squadra non è poi così scarsa come può sembrare dalla classifica, perché comunque c'hanno dei giocatori importanti. E niente, adesso sinceramente abbiamo dimostrato ulteriormente che siamo una squadra vera. No, pressione nel senso che comunque essendo in alto hai i riflettori puntati, magari qualcuno, non lo so, soffre un po' la pressione, ma non credo. Cioè, nel senso, noi dobbiamo gestire questa situazione nel migliore dei modi come abbiamo fatto il secondo tempo. E basta, insomma, è meglio star su che giù, te lo assicuro che sono stato giù 2 anni di fila, perciò insomma, sono veramente contento perché comunque il gruppo sta facendo veramente delle grandi cose. Ma è grado tutto. Insomma, io sono venuto qua con grande umiltà, nel senso che mi sono calato nella realtà della Challenge League che avevo fatto poco, insomma. Ripeto, io quando sono arrivato qua sono stato integrato subito benissimo perché questo è un gruppo che non ha problemi ad accogliere nuovi giocatori. Poi io comunque arrivavo da un campionato, da diversi campionati diciamo importanti, perciò rispetto è sempre stato massimo, ma non è solo per quello, anche perché gli uruguaiani si sono integrati benissimo, si vede in campo che danno il massimo, tutti remiamo dalla stessa parte e lo stiamo dimostrando. Questo è esattamente quello che il Lugano deve fare, insomma, c'è poco da fare. Oggi c'è stata la dimostrazione che il primo tempo, se giochiamo le partite come il primo tempo, siamo da ultimi in classifica. Invece il secondo tempo siamo da Lugano. Il Servette e il Losanna, secondo me, sono le squadre più attrezzate per fare. È chiaro che il Volo ha avuto questo exploit. Che ha fatto un inizio campionato incredibile, però secondo me le due francesi sono, cioè le due grandi francesi, Losanna e le Servette, sono quelle strutturate meglio da quello che ho potuto vedere finora. Anche se abbiamo vinto, cioè, il campionato è lungo e dobbiamo tenere alta la tensione. Noi dobbiamo pensare giornata a giornata come stiamo facendo adesso e mantenere questa serenità, armonia. Anche nei momenti più difficili, come abbiamo fatto appunto dopo il primo tempo di oggi. Arriveranno, ripeto, i periodi bui, speriamo co più corti possibile, però è chiaro che siamo abbastanza grandi per gestirli. Hanno tutto da perdere loro stavolta. Sì. Per una volta giochiamo tranquilli, no? Però è chiaro che incontriamo una squadra comunque forte che ha grande storia come noi, però è normale che vogliamo fare bene. Non so, poi adesso il mister deciderà che squadra mettere. Insomma, noi, adesso è difficile parlare della prossima, perché noi avevamo pensato soltanto al Bien, perché sopra non ci abbiamo neanche pensato. Adesso da domani inizieremo un po' a gestire un po' la situazione Grasshopper.